Novità su novità per la tratta ispica modica sulla Siracusa Gela e mai una che conferma la precedente, anzi più tempo passa e più l'ipotetica data di consegna lavori si allontana. Niente giugno, come garantito mesi prima, impossibile anche a metà agosto, visto che ormai mancano circa 2 settimane e già in pochi ci avevano creduto. La deputata Stefania Campo aveva parlato di autunno mettendo però le mani avanti, ma anche questa nuova data sembra essere adesso smentita dal parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, già sindaco di Avola. Per Cannata bisognerà invece attendere il 2024 per l'apertura e la consegna della tratta Ispica-Modica sulla A18. Lo afferma con aria fiduciosa, parlando anche di ulteriori passaggi per concludere l'intera arteria autostradale fino a Gela. Per gli ulteriori 17 chilometri fino a Ragusa c'è la copertura finanziaria per 350 milioni di euro e in corso la progettazione esecutiva per il lotto 9 fino a Scicli, mentre per i lotti 10 e 11 sarebbero stati redatti i progetti preliminari per un importo complessivo pari a 598 milioni, ma necessiterebbero di aggiornamento alla normativa tecnica vigente. Il parlamentare di Fratelli d'Italia si dice molto fiducioso e ha sollecitato con un'interrogazione a risposta scritta il dicastero retto dal ministro Matteo Salvini per velocizzare e sapere a che punto è lo stato d'arte dell'autostrada pensata nel 1973 come collegamento autostradale veloce tra i poli petrolchimici e attività ancora soltanto fino a Ispica. In questi anni si sono concretizzati molti problemi, enormi ritardi, inchieste, appalti da rifare, interruzioni durate diversi anni e investimenti molto superiori alle attese. Lo scorso febbraio il presidente del CAS, l'ente pubblico concessionario delle autostrade dell'isola e committente dei lavori, ha messo difficoltà economiche che non consentivano di pagare le aziende, tra cui l'azienda Consedil, che nel 2018 aveva rilevato l'appalto dopo il fallimento di un'altra azienda, la Condotte S.p.A. All'inizio di aprile, conclude Cannata, con l'impegno del governo Meloni sono stati già erogati dal ministro 2,37 milioni di euro che il CAS utilizzerà principalmente per pagare la Consedil e grazie allo sblocco di una parte dei pagamenti i lavori sono stati rallentati ma non fermati. Oltre al potenziamento delle linee ferroviarie quindi, ho chiesto, conclude, un forte impegno al ministro per migliorare la rete autostradale dell'isola.